Ciao a tutti, Pagamici, finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Infatti mi è appena arrivato il pacco di Amazon che ho già aperto, in cui è contenuto Pokémon Ultrasole, l'edizione limitata. Andiamo ad aprirlo e vediamo un po' che cosa ci attende. Che abbiamo il gioco, abbiamo l'edizione limitata, infatti abbiamo la custodia più grande. Allora, dietro abbiamo nuovi misteri, ti aspettano ad Alola, si parte. Ok, vediamo se mette a fuoco. Ok, allora, vediamo una nuova ultra creatura che è UC Viscosus, qui in alto a sinistra, che il nome italiano, cioè quello americano, dovrebbe essere Poipol, a quanto pare. Poi abbiamo il Team Rocket, il Surfamantine, la nuova mossa Z di Ligarock, i tre starter con un nuovo artwork, Incineroar, Decidueye e Primarina, sempre se riesce a mettere a fuoco. Ok, poi abbiamo i due protagonisti e niente, vediamo un po' che cosa troviamo all'interno della scatola. Apriamo. Allora abbiamo il gioco Ultrasole, dove la custodia dietro è uguale a quella di prima, non cambia niente. Ah, per quanto riguarda gli ultramondi, ad esempio qui ad Ultrasole abbiamo Lunala, infatti in Ultraluna invece avremo sul Galeo, quindi c'è una differenza. Con Ultrasole potremo andare negli ultravarchi insieme a Lunala, invece per quanto riguarda Ultraluna possiamo andare insieme a Sol Galeo. Abbiamo la custodia e poi abbiamo l'edizione limitata, la Steelbook, con il segno di Ultrasole che è tipo griffato. Infatti, se, con il dito si può sentire il segno. Bella, bella. Poi, vabbè, abbiamo sempre Solgaleo. Vediamo all'interno. Ok, all'interno abbiamo il portacassetta per mettere Ultrasole, anche se in questo periodo qui dentro non ci metterò niente perché starà sempre all'interno del 3DS il gioco. E poi abbiamo tutte le Pokéball esistenti: la Master Ball, la Pokéball, l'Ultra Ball, la Rete Ball, Timer Ball, Velox Ball, Ultra Creatura qua, la Ball per Ultra Creature, Love Ball, vabbè, tutti i tipi di Pokéball esistenti. Molto bello, adesso andiamo ad aprire se si regge. Vediamo se ok. Andiamo ad aprire il gioco. Sempre con questa bella carta che non si leva mai. Le sigillano proprio con la colla. Vediamo un po' se riusciamo a aprirlo entro oggi. Vediamo, ecco qui. Andiamo ad aprire. Qua sempre il bollino della SIAE qua, che prima o poi qua la devo levare perché antiestetico al massimo. Vediamo se ci riesco. Sempre questi, no, niente, vabbè, lasciamo perdere. Il dietro abbiamo detto che è uguale a quello della scatola. Andiamo a aprire. Abbiamo la cassettina Ultra Sun, che ormai non viene più localizzato il nome sopra alla cassetta, prima invece veniva sempre localizzato, invece adesso non lo fanno più. Poi abbiamo, vabbè, Nintendo 3DS, tutti i giochi che sono usciti, ma non ci interessa niente. Poi abbiamo Sole e Luna Invasione Scarlatta. Poi abbiamo Rockruff. Potrai ricevere un Rockruff che si evolve in una forma mai vista prima, la forma Crepuscolo. Ecco, ci sono le istruzioni per riceverla con il dono segreto. È disponibile fino al 10 gennaio 2018. Poi abbiamo il nuovo Cerchio Z, nuovo attivato dal movimento e molteplici attivazioni durante il gioco. Ultrasole, Ultraluna, compatibile con tutti i cristalli Z. Vabbè,
niente, poi vediamo il Nintendo Shop. Che pure questo non ce ne fotte niente. Con tutti i giochi usciti, vabbè. Via. Poi abbiamo le solite istruzioni che non vede mai nessuno. E abbiamo detto il gioco. Adesso insieme andremo a vedere un po' come parte questo gioco. Vediamo un po' la sigla iniziale. E niente. Ok, adesso accendo il 3DS e andiamo a vedere un po' che cosa ci troveremo davanti. Ed eccoci qui con Pokémon Ultrasole. Inoltre vi ricordo che oggi è uscito anche il nuovo tema su Pokémon, sempre su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, che si può acquistare al costo di 1,99 euro. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Necrozma. Eccolo qui. Questo è il tema in cui c'è Solgaleo, Lunala, sopra e sotto sempre Solgaleo e Lunala, però con le stelline che si illuminano. 1,99 euro, vabbè. Ok, facciamo partire il gioco. Pronti? Siete pronti? Via. In che lingua vai a giocare? Italiano. Inizia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Impostazioni selezionate. Chi è? C'è una chiamata per te dal professor Kukui. Oh madre. Ok, aspetta un secondo. Poi là, buongiorno. Il gran giorno si avvicina, voglio dire, il giorno del tuo trasferimento ad Alola. La regione di Alola è un arcipelago isolato nel bel mezzo dell'oceano. Nel bel mezzo dell'oceano. Deve essere per questa sua particolarità che è popolata da Pokémon così unici. E quindi, sì, anche ad Alola vivono davvero un sacco di Pokémon. I Pokémon sono creature straordinarie, sai? E voilà, Rockruff. Puoi trovarli dappertutto, nell'erba alta, nelle grotte, nel cielo e nelle profondità del mare. Qui ad Alola amiamo i nostri Pokémon, viviamo in armonia con loro e ci aiutiamo a vicenda. Inoltre, i Pokémon sono compagni fidati degli allenatori e lottano al loro fianco. Rockruff, Cutiefly, adesso non posso. Giochiamo quando ho finito, ok? Dai, ne va. E siccome devo presentarti al resto dello staff, mi rinfrescheresti un po' la memoria? Intanto dimmi, qual è la tua foto? Abbiamo qui quattro foto diverse, biondo, moro, sempre più scuro. Per le donne, uguale, scegliamo quello base, il secondo. Quindi questa, giusto? Yes. E ora ricordati come ti chiami. Scrivi il tuo nome. G. Mettiamo qui. Gian. Perfetto, comunicherò a tutti i dettagli del tuo arrivo. È un nome che esprime l'energia che c'è in te, colpisce come un tropicalcio. Vabbè. Bene, allora, ci vediamo ad Alola, non vedo l'ora di conoscerti di persona. Ciao, Alola. Un po' più. Gianluca, vieni a darmi una mano con gli scatoloni. C'è la scena di Lidia.
Pokémon Ultrasole. 3 mesi dopo. Bam! Casca tutto. Ah, che meraviglia! Il primo giorno sotto il sole di Alola. Clima caldo e cielo luminoso. Sembra un sogno. Abbiamo ancora parecchio da fare, bisogna sistemare gli scatoloni. Vabbè, facciamo gli ultimi 40 secondi, così non roviniamo la sorpresa del gioco a chi vuole giocarlo. Miau, va a chiamare Gialluna. Va bene ragazzi, facciamo così, guarda, finiamo adesso il video così da non spoilerarvi tutto il gioco. Ci vediamo al prossimo video, sempre spero che questo vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.